Quindi state sereni e state bene. Grazie. Adesso vi sottopongo all'interrogatorio dal dottor Elia Menta. Io ho preparato qua qualche domanda, tutte molto semplici, io solitamente non faccio domande complicate. La prima è: ma chi è Dino Tinelli? Lo chiediamo a loro, che loro lo sanno. Chi sono. L'altra domanda è: cos'è che hai capito in questi anni? Da quando pubblichi questi video? Beh, ho capito che non ci ingannano solo sulla forma della terra. Noi dobbiamo capire in generale che cosa sono le suggestioni. Le suggestioni è un campo molto più ampio, di cui la manipolazione, come la intendiamo noi, è solamente una piccola parte. Non credete a nulla di quello che vi raccontano. Credete solo ai vostri sensi e ai vostri occhi. Signore e signori, eccolo qua, Giancarlo Infante. Grazie. Ed è un piacere avere a che fare con persone così. Lui mi ha ospitato a casa sua, abbiamo fatto la prima intervista, abbiamo poi fatto la seconda. Io ringrazio Dino perché le ha rilanciate entrambe, e grazie al fatto che le ha rilanciate Dino poi sono state divulgate. Cioè, voi adesso vedete il risultato, è un risultato che nasce da lontano, perché io ho cominciato nel 92-93 ad avere i primi dubbi, i primi sentori che c'era qualcosa di strano nella scienza, nella versione ufficiale, perché è da fisica che è una materia tecnica, matematica, se vogliamo anche un po' arida, perché non ti fa capire il senso delle cose, è descrittiva, ti descrive la realtà però non ti fa entrare dentro i meccanismi dal punto di vista significativo. Ho avuto modo di conoscere un filosofo, Marcello Caleo, che mi ha insegnato a leggere e a scrivere, perché io fino allora pensavo di saper leggere e pensavo di saper scrivere. Una domanda secca che nasce dalle cose che hai detto, cioè diamo ormai per assodato, scontato, certo, inoppugnabile che la Terra non è sferica. La Terra non è sferica, sì, praticamente io non so come sia, come Dino Tinelli, non so come sia, c'ho una certezza assoluta, posso dire che la Terra è sferica. Uno di loro? No. Una di lei, io, lei dovrebbe andare di là, però adesso da posto. Io non sono stato mai intervistato, penso, quindi questa è una novità assoluta. Sono stato ampiamente truffato dalla banca, finì anche in televisione, intervistato, insomma, roba di questo tipo. E nel 2010 aprì un blog. Quel blog in realtà lo aprì per informare i miei clienti. Disse: inutile che vi dico ogni volta le cose, perché io con certe persone sveglie delle cose parlo, oppure lancio il lamo, vedo come reagisce la persona, se reagisce positivamente vado avanti, altrimenti mollo là. E non provate a convincere le persone, perché ottenete l'effetto opposto. È chiaro, dalla scuola, dai politici, dai giornali, dalle televisioni, dai libri, eccetera. La suggestione è quella che si arriva dal mondo intorno, dalla famiglia, dal luogo in cui abitiamo, tutte le convinzioni che hanno, e quelle sono altrettanto potenti. Quindi noi siamo bombardati fin dalla nascita con una serie di, lo posso dire, di cazzate. Vi faccio qualche esempio di la Costituzione. Io scoprì anche, sono laureato in legge, ho studiato anche legge, il grande inganno delle Costituzioni. Le Costituzioni, signori, non sono a favore dei popoli. Perché lo Stato le emette, lo Stato le interpreta, lo Stato le applica. Cioè, è come se io giudico me stesso. E cosa faccio? Risolvo sempre. Se tu, potere, fai passare il principio di scarsità, tu crei degli schiavi. Principio di scarsità: è tutto scarso, le risorse sono scarse, i posti di lavoro sono scarsi, il denaro è poco, è tutto scarso. Mentre, ascoltate quello che vi dico, perché ve lo posso dimostrare. Noi viviamo in un mondo di abbondanza, non di scarsità. Il dottor, non vuole gli appellativi, con Morini, e ho fatto anche il video. Però adesso faccio la prima domanda a Morini, perché
Roberto Morini non ha mai voluto apparire in pubblico, di conseguenza perché hai accettato per la prima volta di essere qui? Per Dino Tinè. Oh, ma allora, il problema qual è? Il grandissimo e carissimo professore Angeletti dell'Università di Camerino ha sempre detto: senza misure accurate di posizioni e soprattutto di distanze non si può fare astrofisica. Per calcolare con precisione la distanza fra due corpi presi a campione occorre avere il valore esatto della velocità della luce. Ma per avere il valore esatto della velocità della luce occorre avere con precisione la distanza tra i due corpi presi a campione. Teniamo presente che per la scienza ufficiale l'Homo sapiens non ha un periodo superiore ai 200.000 anni, però mi trovano un dito fossilizzato datato 100 milioni di anni fa dalla scienza ufficiale. Le sfere di Klerksdorp, che è il nome del museo dove sono ospitate, 2,8 miliardi di anni. E poi anche un sito di stoccaggio di scorie radioattive esauste, trovate in Africa, datate 1,7 miliardi di anni fa. Ma l'uomo è qui da 200.000 anni. Vedete qui questa lineetta? Qui è dove viviamo noi. È il nostro mondo conosciuto, che si chiama Ecumene Geografica, ed ha un'estensione, un'area, di 193.921.662 km quadrati. Questo è il nostro universo. Noi siamo? Noi siamo. O dovremmo essere? Noi saremmo qui, ok? Adesso avete altri modi per poter cominciare a vedere determinate cose. Ghiaccio celeste, poi c'è il video tradotto che è conservato su Extrapedia Channel, perché non so se sia ancora salvo in giro. Sono tutti salvi i video, cioè quelli che non sono, che sono stati bannati o meno, a parte qualcuno che magari distrattamente non ha potuto farlo, mi è sfuggito. Quelli che non ci sono sul canale di Brighton sono sicuramente sul canale di Extrapedia. Scusa se ti interrompo, è per questo che suggerivi qualche anno fa di spostarsi più in alto rispetto al livello del mare? Perché bisognerebbe spostarsi, è consigliabile passare a un'altezza del genere? Questo è il movimento dell'acqua. Il problema è stare lontano il più possibile dalle grandi fonti d'acqua, i laghi, i mari, soprattutto gli oceani, e considerare anche l'ondadotto, cioè l'andata e il ritorno. Okay. Ero arrivato a una considerazione di un diametro da 40-60 km e una quota massima da 6.000-8.000. Un minimo di 3.371 km, un massimo di 6.000 km medi e un diametro di 56,3 km. Questa è la dimensione di quello che chiamiamo Sole, ma è il riflesso. Chiaro a tutti? È un po' come le previsioni dell'eclissi, visto che parliamo di questo. Sì, Saros. Cioè, Saros, il sistema Saros è quello su cui si basa la NASA. Cioè, non è che fanno dei calcoli. Il personaggio che spiegava alla NASA o passava alla NASA i calcoli, cioè, ma c'era scritto esattamente su una pagina della NASA. Altra fregatura. Vi hanno fatto credere che il 666 sia il numero della bestia. No, perché non va letto come 666, ma va letto 6 più 6 più 6 uguale 18. Infatti, di una cavola 18 corrisponde a Kai col significato di vita, quindi anche qui vanno fregati. Hanno fregato. Questo è uno stensorio e vedete come rappresenti bene il Sole e con i suoi 18 raggi. Con l'Apollo 12 del 69 furono rilevate delle onde d'urto e la Luna avrebbe risuonato come una campana per più di un'ora. Secondo la NASA, la Luna avrebbe reagito come un gong. Riverberi che sono durati per 3 ore e 20 minuti.
molti quotidiani, infatti negli ultimi 40 anni, che se ne è parlato anche in seguito e anche parecchio, si chiedeva ma la luna è artificiale? E se la luna fosse cava e al suo interno e fosse inoltre opera dell'uomo? A parte Asimov che nel 63 fece questa considerazione, dice troppo lontano perché sia un vero satellite e troppo grande per essere stato catturato dalla Terra. Questa domanda l'abbiamo fatta, arriviamo al punto che... Ai tre giorni di buio? Sì. La Red Cacina, il purificatore rosso che potrebbe essere Stonyviru famoso, che ne so, che favorirebbe lo slittamento della crosta, che per noi... uccideteci magari se ci sbagliamo, sarà il 24 gennaio 2025. È un tema sul quale potete andare avanti sei giorni, sei mesi, sei anni, non sarete mai d'accordo, perché sulla religione ci si divide immancabilmente. È un disegno preciso. Quindi, quando io parlavo di suggestioni non mi riferisco semplicemente alla televisione, ai giornali e a qualcos'altro, come quello che purtroppo o fortunatamente qualcuno di voi ha capito, io parlo di ben altro. La suggestione avviene a tutti i livelli, quindi ciascuno di noi immancabilmente è suggestionato su una serie di cose, dipende da che cosa è suggestionato. È musica composta dalle piante, ha cominciato 7-8 anni fa con l'idea che si potesse coltivare senza veleni, senza concimi, senza nulla. Che ci illumina, non è quello del sole, ma va bene. Una domanda che secondo me non credo che ti abbia fatto Elia stamattina, ma la Chiesa perché ha accettato il sistema eliocentrico? La Chiesa ha accettato positivamente, benignamente la Copernicana. Copernica l'ha dedicata al Papa Paolo III e quindi non aveva avuto nessun problema. I problemi sono nati quando Galilei ha interpretato e ha proposto la teoria eliocentrica. Da quel momento la Chiesa si è decidita. Sono stati fatti, hanno fatto fare i seminari, quindi la carriera ecclesiastica, con lo scopo di poi di demolire dall'interno la dottrina cattolica. Che movimento è stato dall'interno che ha cercato di ribaltare questo? Dicono che sia stato, siano stati il Rosa Croce. Il Rosa Croce, che è Rosa Croce, è un simbolo adottato anche da Lutero. Si dice che Lutero avesse dei rapporti con il Rosa Croce. Si chiamano massoneria bianca. Ma quello che siamo come esseri, non è giusto dire esseri umani, vero? Essere umani in UCC è calcolato come capitale umano. La parola giusta è umani, naturali. Ok? Questa è una canna da pesca, ok? Siete d'accordo tutti? Qual è la parte importante della canna da pesca? Il cimino. Qui posso attaccare la lenza. Se faccio pesca da fondo vedo il pesce quando bucca. Per poter fare esperienza io ho bisogno di proiettarmi, questi sono segmenti, fino ad arrivare al cimino, che è Roberto Morini il cimino. Io sono questo, qui. Ma sono tutto questo. Che per fare questa esperienza mi sono dotato di un bagaglio che mi possa aiutare a risolvere tutti i problemi che devo incontrare. Non c'è nessuna differenza, sono sempre io. Uno, unico, proiettato. Tutto qua. Ognuno ha dovuto ciucciarsi tutto quello che quelli vicino a noi, dal momento in cui nasciamo, ci hanno detto, ci hanno programmato. Perché se in qualsiasi cosa, chiunque crede a quello che gli dice il gruppo sul quale è nato. Non c'è nessun'altra. La verità non c'è, secondo il mio punto di vista, né troppo nei libri, né troppo nella smania della conoscenza, perché andando a ritroso andremo sempre in fondo, ma non andremo mai di là. Cioè chi fa troppa ricerca indietro, secondo me non può andare avanti. È come andare a passeggio nel bosco, tu guardando perché voglio sapere da dove sono partito,
non vedrai mai da dove stai andando. Questo è quello che mi sento il dovere di dire. Perciò, da oggi, il messaggio che mi sento di trasmettere è solo questo. Sì, mi porto dietro tutte le mie conoscenze, che non sono mie, le conoscenze mie sono quelle che ho usato da solo per me. Swami Nira, Roberto Morini, Elia Menta, Giancarlo Infante. E poi grazie di cuore a tutti voi che avete accettato questo tour di force, perché immagino che stare lì, sì, è vero, forza, tutti in piedi, e un grazie a una ricerca libera e indipendente. Grazie, grazie.